Una bellissima Italia, niente da fare per la Thailandia. Sì, dai, siamo contenti della vittoria. Diciamo, ci ricordavamo una Thailandia diversa dall'anno scorso, quindi siamo partite abbastanza concentrate e abbiamo cercato di spingere in tutti i fondamentali. Poi diciamo che arriviamo dopo 5 settimane, siamo stanche, quindi cerchiamo di fare il nostro meglio per non allungare troppo la partita, quindi ci siamo riuscite e siamo contente. In questi giorni avete mai pensato a qualche occasione sprecata, perché avete vinto contro le squadre più forti facendo partite importantissime, invece magari lasciando punti contro il Giappone o la Polonia? Vi fa un po' rammaricare questo? No, io non sono rammaricata, perché comunque magari dopo queste sconfitte non sarebbero arrivate le vittorie contro le squadre appunto più quotate. Noi cerchiamo di fare il nostro percorso, di vincere queste due partite che mancano, ma ovviamente diamo un occhio all'altro girone, ma sappiamo che non dipende solo da noi, ma siamo tranquille per questo. Hai visto la squadra crescere, tu ormai sei una delle senatrici, hai visto la squadra crescere in questo lunghissimo doppio giro del Ma sicuramente è cresciuta, perché i risultati sono cominciati ad arrivare e di questo appunto sono contenta. Diciamo che l'obiettivo principale resta il mondiale e cerchiamo di arrivare in forma in quel momento. Abbiamo tanti problemi fisici, infatti un po' con le bande siamo tirate e tutto, quindi cerchiamo il modo di arrivare in forma alla fine e pensando al nostro gioco e basta.